e benvenuti a questa nuova edizione del TG Web, il nuovo Terraglio. Vediamo insieme quali sono le notizie della settimana. Si è recentemente tenuto a Roma, presso la Camera di Commercio Italo-Libica, un seminario dal titolo Autostrada Costiera Libica, un'opportunità per le imprese italiane, in cui si è parlato di come tale autostrada possa rappresentare un ponte per avvicinare l'Italia alla Libia. In Libia c'è infatti una grande voglia di Italia, ma è necessario collaborare e mettere a disposizione di un paese con enormi potenzialità tutte le nostre competenze. Abbiamo chiesto all'architetto Gianfranco Damiano, presidente della Camera di Commercio Italo-Libica, se l'autostrada costiera libica sia il punto di partenza per il futuro del paese e per una collaborazione tra Italia e Libia. Sentiamo insieme il suo pensiero. In effetti è il primo punto di partenza che coinvolge il Paese. Coinvolge perché fa parte dell'accordo tra Berlusconi e Gheddafi del 2009 e porterà a un coinvolgimento delle principali aziende nel settore delle costruzioni per 1800 km di una strada costiera che collegherà l'Egitto e dall'Egitto alla Tunisia. Le premesse sono molto interessanti. È un lavoro che doveva iniziare nel 2013, poi per problemi contingenti legati alla rivoluzione si è fermata. Ora, grazie all'impegno dell'Italia, anche alla nuova Presidenza del Consiglio, sta prendendo un nuovo indirizzo e vediamo un'alta capacità di fattibilità. Si chiama Alberto Tiziani ed è un giovane commercialista originario di Fonte, un comune del Trevigiano, ad essersi aggiudicato l'ambito riconoscimento di miglior studente dell'anno per il Master MBA. Tale riconoscimento viene conferito dall'Università dello Iowa, uno tra i 25 migliori tenei statali degli Stati Uniti. Il suo nome è destinato ad essere ricordato negli anni tra le aule del campus americano a Iowa City, così come in quello italiano, la sede di CIMBA, la Business School, composta da un consorzio di 36 università americane, che ha trovato casa a Pieve del Grappa e che organizza da ormai 30 anni Master MBA americani nel nostro paese. Spostiamoci ora a Mogliano Veneto, dove di recente è stato presentato nella sala consiliare del municipio il nuovo piano degli interventi. Un momento storico per definire il futuro della nostra città e del suo territorio, ha commentato il primo cittadino Davide Bortolato. Mentre va in pensione il vecchio piano regolatore generale del 1993 con le sue 102 varianti, nasce una nuova era urbanistica basata sulla sostenibilità ambientale, volta al riordino, alla rigenerazione urbana e al miglioramento della vita dei moglianesi. Le parole chiave sono quindi riqualificazione edilizia, rigenerazione urbana, ricomposizione e tutela paesaggistica, riuso dell'esistente e recupero innovativo delle aree degradate. Sono 76 le associazioni cattoliche che nei giorni scorsi hanno lanciato appelli e diffuso documenti per chiedere una modifica alla legge in discussione sull'omofobia, esattamente come avevano fatto la Santa Sede e la CEI. L'onorevole Zan ha però restituito al mittente il testo della lettera distribuita ai senatori. Secondo le associazioni, il testo, per come attualmente formulato, introdurrebbe norme di diverso significato che imporrebbero per legge una specifica ideologia sull'uomo, il gender appunto, e che contengono gravissimi rischi per la libertà di pensiero e di cultura di tutti. Vediamo allora insieme il pensiero dell'avvocato Domenico Menorello. Per la prima volta nella Repubblica, una legge, un DDL Zan, contiene delle norme di cui non parla nessuno, in cui lo Stato sposa un'ideologia, e l'ideologia gender, quella secondo cui la realtà non c'è, la differenza sessuale reale non c'è, c'è solo il soggettivo, come nel romanzo di Alice nel Paese delle Meraviglie. Io mi rifiuto di vedermi imposta una maschera dallo Stato. Voglio rimanere libero. Sono Domenico, un avvocato. Faccio questo mestiere per difendere la libertà di tutti. Voglio rimanere libero. La maschera dello Stato non la voglio avere. Rimaniamo liberi.
Bene, per oggi è tutto, noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG. Grazie.